L'evento Auto Europa 2023 è sicuramente una manifestazione molto importante nel settore della mobility. Ritengo che sia un evento in cui si riconosce la competenza dei costruttori di auto che portano avanti delle tecnologie sempre più innovative in ottica anche di raggiungere gli obiettivi che abbiamo in termini di sostenibilità anche nel mondo dell'auto. Sono molto felice che all'interno di questa manifestazione abbia vinto anche l'Alfa Tonale, perché come Bosch abbiamo collaborato con diverse tecnologie per portare avanti questo progetto e che comunque rappresenta anche la rinascita del marchio Alfa. Dal punto di vista della propulsione, noi sosteniamo da diversi anni che non c'è una sola soluzione tecnologica percorribile. L'elettrificazione è sicuramente importante, continuare a crescere, però anche le altre tecnologie come per esempio i motori a combustione, diesel e benzina, carburanti rinnovabili, l'idrogeno. Sono tutte soluzioni che avranno spazio in futuro e andranno utilizzate in base alle legislazioni dei vari paesi, il tipo di applicazione e anche considerando l'accessibilità economica per l'utente finale. Quindi sosteniamo una tecnologia neutra in base all'uso. Sicuramente l'idrogeno rappresenta il combustibile del futuro, noi ci crediamo tantissimo, stiamo lavorando in diversi settori della supply chain, non solo in ambito automotive, ma l'abbiamo esteso anche alla produzione, cioè abbiamo recentemente annunciato che produrremo elettrolizzatori che per la produzione di idrogeno, comunque abbiamo soluzioni anche in ambito termotecnico, quindi caldaia a idrogeno. Abbiamo una value chain abbastanza completa. Vanno risolti diversi aspetti a livello anche di paese, perché le infrastrutture dovranno essere realizzate e anche la disponibilità di idrogeno, che comunque, parliamo di idrogeno verde, quindi prodotto da fonti rinnovabili, dovrà essere messo a disposizione a costi accessibili. Anche questo è un elemento che andrà risolto. Però è il combustibile del futuro. Noi lavoriamo con tutte le varie soluzioni a livello di carburanti alternativi utilizzando il motore combustibile a combustione tradizionale, sviluppando poi sistemi di iniezione specifici per il tipo di carburante. Quindi sì, esploriamo tutte le varie soluzioni a livello di carburante. La tecnologia Bosch è presente in ogni classe di veicolo, nelle vetture, nei veicoli commerciali, siamo presenti nel mondo delle due ruote, anche i bike, possiamo dire che siamo presenti anche nei passeggini elettrici per bambini, insomma siamo veramente presenti dovunque perché forniamo sia per il livello di innovazione dei nostri prodotti, ma perché comunque forniamo le soluzioni giuste ai costruttori di automotive, ci preoccupiamo di arrivare con delle soluzioni personalizzate per i nostri clienti.